È andata a scuola come ogni mattina, poi durante la lezione ha chiesto all'insegnante di poter andare in bagno e non ha più fatto rientro in classe. Un'alunna dell'Istituto Superiore Re Jacopo da Montagnana è morta precipitando da una finestra della scuola. La tragedia in via Luppia Alberi a Montagnana. La studentessa aveva appena 16 anni, frequentava la classe terza. All'origine del dramma la volontà della minore di togliersi la vita, sopraffatta da un periodo di grande fragilità. Sotto shock tutti gli alunni della scuola e i professori che hanno scoperto il corpo senza vita della sedicenne che si è gettata dal primo piano cadendo nel cortile retrostante l'istituto. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi. Solo in tarda mattinata ai ragazzi è stato dato il drammatico annuncio. Ci tenevano nascosto tutto, quindi non so proprio rispondervi. Sconvolto anche il sindaco di Montagnana, che in un post ha comunicato la notizia ai concittadini, mandando un messaggio di cordoglio alla famiglia della sedicenne. L'appello ai giovani che stanno vivendo periodi di difficoltà è di cercare di aprirsi agli adulti, dice il sindaco. Io parlo ecco dal punto di vista non tanto di sindaco, ma di padre, di nonno, e anche come medico voglio parlare di questi giovani, che quel malessere che sta colpendo tanto la nostra gioventù è un malessere anche prima del Covid. Difatti, parlando ancora quando facevo l'età di medico, si parlava con i psicologi, con i psichiatri, di questo malessere giovanile, e con quei 2 anni di Covid, quei anni di chiusura, quegli anni di allontanamento tra i ragazzi, ecco, ha acuito ulteriormente questo malessere. Ricordiamo che in casi di estrema fragilità esistono molti supporti psicologici contattabili anche telefonicamente, come il telefono amico o la Deleo Fund Onlus.